Notizie positive arrivano per le due formazioni italiane impegnate giovedì nell'andata degli ottavi di Europa League. In terra tedesca il Napoli vince a sorpresa per 4 reti ad 1 contro la formazione del Wolfsburg al secondo posto nella Bundesliga. Nel primo tempo il vantaggio di Higuaín, il raddoppio di Hamsik che completa con un altro gol nel secondo tempo e il quarto da parte di Gabbiadini, gol di Bendtner per la bandiera locale. Prezioso 1-1 invece per la Fiorentina in terra ucraina contro la Dinamo Kiev. Vantaggio ucraino nel primo tempo con Len e nella ripresa arriva il pareggio sorprendente di Babacar. Sarà tra il Volley Lecce e la Pallavolo Cerignola la sfida play-out per la permanenza nel campionato di Serie D regionale femminile. Questo è l'esito del verdetto dopo le partite dello scorso weekend. La gara di andata si giocherà in terra salentina domenica 19 aprile, il ritorno previsto il 25 al Pala di Leo di Cerignola. Per il vicepresidente della ragazze Fucsia Russo parla di campionato difficile con l'unico obiettivo di fare esperienza. Abbiamo avuto una prima parte di stagione molto bella, ma nell'ultimo tratto abbiamo perso un po' di giocatrici per infortunio e questo certamente non ci ha fatto bene, ma cerchiamo di andare avanti con la consapevolezza di mantenerci in questo campionato.